La situazione dei rifiuti, l'impegno che si è preso si è mantenuto, cioè nel senso che sui rifiuti c'è un netto miglioramento da diversi giorni. ASIA sta facendo un ottimo lavoro in una situazione complessa in cui siamo passati a 3 milioni di abitanti quotidiani da 1 milione, quindi c'è una quantità di consumi incredibile. L'unica sofferenza che adesso abbiamo seria è quella degli ingombranti, che si deve risolvere in tempi rapidi perché si deve individuare un sito in cui andare a allocare gli ingombranti. Il sito è già individuato, hanno fatto anche lavori, è il sito dell'ICM, è quello più importante, diciamo, in cui non andrà mai più umido, come abbiamo detto, tal quale, eccetera, ma sarà un sito di alto impatto moderno dove ci saranno in particolare ingombranti e sfalci. Però attendiamo, come dire, le autorizzazioni che dovrebbero arrivare ad Oras, perché ci sono state alcune prescrizioni, i lavori sono stati fatti. Appena riusciamo ad avere l'autorizzazione si risolverà anche il tema degli ingombranti, quindi non c'è nessuna criticità particolare se non quella. Anzi, sul resto devo dire anche il lavoro che è stato fatto stamattina sulla sanità dopo la notte bianca è stato buono, si sta facendo un grande lavoro. C'è ancora un po' troppa inciviltà, però questo lo dobbiamo sottolineare anche da queste parti qua attorno venendo. Quindi la città è pulita se tutti la amano e se ne prendono cura. Noi faremo il massimo e devo dire sono molto soddisfatto di come la squadra di ASIA abbia cominciato a lavorare con grande passione, dedizione, abnegazione. Sono reperibili H24. Io sto mandando dei messaggi anche alle 3, alle 4 del mattino su alcune criticità e mi rispondono in tempo reale. Quindi la situazione da parte nostra è monitorata al meglio.